This is a mellow beat. Bella a tutti i miei slime, qui Al, bentornati nel mio canale. Siamo oggi tornati qui con un nuovo video e oggi parliamo di Yung Lean. Come sempre, prima di incominciare a parlare effettivamente dell'artista, vi invito a lasciare un mi piace o un commento se questa serie vi sta piacendo. Nei commenti suggeritemi anche qualche artista di cui vi piacerebbe sentirmi parlare. Io piano piano sto cercando di accontentare un po' tutti, ovviamente anche in base a quelli che sono i miei gusti. Sono tanti gli artisti interessanti e spero un giorno di poter portare un video per tutti. Come dicevo all'inizio, oggi parliamo di Yung Lean, una delle figure più interessanti sia musicalmente parlando sia proprio a livello di personaggio e di tutto quello che c'è dietro. È anche uno dei primi rapper europei, se non proprio il primo, a sfondare oltreoceano e arrivare anche in America, almeno per quanto riguarda la scena hip hop. Infatti Jonathan Leon Doer Astad è nato il 18 luglio del 1996 a Stoccolma in Svezia. Figlio di un poeta e un attivista per i diritti umani LGBT, passa la sua infanzia a Minsk in Bielorussia, dove sua madre si trasferì con l'intera famiglia in modo tale da consentire al piccolo Jonathan di crescere tra qualche volto familiare. Sui 4 anni però decidono di ritornare a Stoccolma per trasferirsi lì e Yung Lean crebbe sapendo parlare sia il russo che lo svedese. Durante la sua gioventù si trovava spesso in casini, sia per l'abuso di droghe che per il fare graffiti. È proprio in questi anni, che combaciano poi con gli anni delle superiori, si lega all'hip hop e più avanti in qualche intervista confesserà di avere all'inizio come idoli 50 Cent e Nas. Nel 2012 entra in contatto con Young Sherman e Gud. I tre si incontrano e conoscono ad un party ed instaurano subito un bel rapporto, accomunati dalla passione per la musica, sia perché in questo periodo tutti e tre iniziarono a muovere i primi passi dal punto di vista musicale, e sia perché tra i loro ascolti c'erano molti artisti in comune. Ai tempi Sherman e Gud facevano parte di un gruppo intitolato Ash Boys, che però dopo un po' di tempo si sciolse. La rottura di questo gruppo portò alla formazione di un altro, i Sad Boys, proprio composto da Lean, Sherman e Gud. Sin da questo anno il gruppo inizia a lavorare a della musica, Lean come cantante e scrittore, mentre i restanti due si cimentarono più nella produzione e nel mix delle canzoni. Iniziarono a pubblicare i primi pezzi su Tumblr e SoundCloud, riuscendo a riscontrare anche un po' di successo, ovviamente sempre nei limiti e tenendo conto che era un gruppo alle prime armi. Nel 2013 a Gothenburg riescono a fare il primo loro concerto come gruppo. La prima vera hit di Yung Lean, che lo consacrò come uno degli artisti più interessanti ai tempi, fu Ginseng Strip 2002, di cui ad oggi c'è anche il video su YouTube e vanta più di 30 milioni di views. Questa canzone fu inclusa in un EP di 3 tracce droppato proprio quell'anno, intitolato Lavandier. Queste 3 canzoni non erano altro che pezzi scartati dal primo mixtape ufficiale di Yung Lean, che uscirà lo stesso anno, A No Death 2002. Album composto da 12 tracce, e tra i feat ne troviamo 2 di Blady, socio e amico storico di Yung Lean. Il risultato dell'unione di queste 12 tracce è un puro trip. Credo che sia uno degli album più sperimentali del decennio, riesce a dare una notorietà non indifferente al rapper svedese, che difatti riesce a rompere le barriere del suo paese e affermarsi come uno dei rapper europei più interessanti. Ma non solo, perché già a partire da questo album la sua musica piano piano riesce ad arrivare anche oltreoceano. Proprio durante quest'anno, infatti, il trio darà inizio ad un tour che li porterà in tutte le maggiori capitali europee. Una delle cose più belle di Yung Lean, poi, e scopriremo sicuramente meglio più avanti, è che ogni album ha un suo viaggio ben preciso ed è diverso dall'altro. E proprio per questo motivo trovo davvero difficile fare una classifica dei suoi progetti. Se nel 2013 il gruppo ebbe l'opportunità di portare la propria musica in tutta Europa, nel 2014 inizia anche a portarla nel Nord America, facendo così sbarcare il nome di Yung Lean, che iniziò a ricevere molte attenzioni da magazine come XXL o New York Times. Durante quest'anno esce il suo primo album ufficiale, A No Memory, formato da 13 tracce, un solo feat, e che feat, perché parliamo di Travis Scott. La cosa curiosa è che nel 2014 entrambi non erano niente di che se non degli artisti emergenti molto interessanti, e a vedere le cose come si sono sviluppate oggi è cambiato tutto. Purtroppo però, dopo qualche incomprensione e qualche screzio che hanno avuto, i due non sono più in buoni rapporti.
effetti. Si sente molto l'impronta di un album ufficiale, perché a No Death è stato un ottimo tape d'esordio, ma si sente che Lin fosse ancora acerbo e avesse dato vita a un progetto sì interessante, ma anche un po' dispersivo. Questo progetto, al contrario, ha una struttura solida e lineare. La critica, oltre ad apprezzarne l'innovazione e la sperimentazione, ha anche mostrato segni di apprezzamento per la produzione di questo lavoro. È stato curato prevalentemente da tre produttori, che poi anche ad oggi sono quelli con cui Lin collabora più spesso. E sto parlando di Young God, Young Sherman e White Armor. Nel 2016 arriva il suo secondo album ufficiale, che poi ad oggi, tra quelli che ha rilasciato, è il mio preferito, Warlord. Composto da 13 tracce, più avanti uscirà anche una deluxe edition, contiene i feat di Blady, Echo 2K, Ty Boy Digital e Black Cray, conosciuto anche come Sick Boy Rari. Probabilmente il lavoro di Lin, con le basi un po' più spinte, un po' più hard, viene registrato durante tutto il 2015 tra la sua casa a Miami e quella a Stoccolma. Ci sono tante hit in questo album, quelle da ricordare su tutte sicuramente Afghanistan e Miami Ultras. Proprio Miami Ultras è anche una delle canzoni che ha una storia dietro più interessante e particolare. È stata scritta e registrata in uno dei periodi più bui dell'artista. In quel periodo viveva a Miami e si faceva di cocaina, Lean e Xanax. Il mix di queste tre droghe era devastante, perché riempiva Young Lean di paranoie, lo teneva sveglio tutta la notte e insomma è come se vivesse in un loop senza fine. La canzone fu registrata poco prima che ebbe un crollo mentale e la polizia lo ritrovò nella sua casa ricoperto di sangue e detriti. Ovviamente, dopo averlo soccorso, lo portarono subito in un ospedale mentale della città. Proprio nella canzone si possono sentire delle urla che rappresentano la rabbia e la frustrazione che viveva l'artista durante quel periodo. C'è anche un video su YouTube di questa canzone e se lo andate a vedere è stato registrato poco dopo il rilascio dall'ospedale. Infatti è possibile vedere Young Lean ancora in abiti da ospedale, ricoperto di sangue, scavare una tomba. La metafora che c'è dietro questa immagine è che quel giorno Young Lean si avvicinò davvero tanto alla morte. Durante lo stesso anno rilasciò la sua prima linea di vestiti, Sad Boys Entertainment. Sfilò anche per Calvin Klein e collaborò nell'ultimo album di Frank Ocean, Blonde. Warlord tuttavia non è l'unico progetto che esce quell'anno, perché esce anche un piccolo mixtape di 8 tracce intitolato Frost God. Tra queste 8 canzoni, le più importanti sicuramente Hennessy e Sailor Moon feat. Blady e Crystal City feat. A$AP Ferg. Insomma, un 2016 indimenticabile da ogni punto di vista. Già da questo anno lo stile di Young Lean inizia piano piano a cambiare e lo si può anche notare da Hennessy e Sailor Moon con Blady, per poi arrivare nel 2017 a stravolgersi quasi completamente. Esce Stranger, il suo terzo album studio. Composto da 14 tracce, viene annunciato da 3 singoli, Red Bottom Sky, Hunting Mountain Skin e Ski Mask. Già l'ascolto di queste 3 canzoni fa pensare a un'evoluzione imminente del rapper. L'album, tra i vari temi, oltre alla depressione, la nostalgia, l'alienazione, presenta anche qualche sfumatura horror influenzata da romanzi gotici. Uno su tutti, The King in Yellow di Robert Chambers, che dà quel tocco creepy all'intero progetto. Da questo album in poi, a mio avviso, ogni progetto di Young Lean subirà una trasformazione costante. Nel 2018 esce Poison Ivy, un album di 8 tracce. Viene anticipato dal singolo Happy Feet e, a differenza degli altri suoi lavori, viene totalmente prodotto da White Armor. Come potete anche notare dalla frequenza degli album droppati, è un artista molto attivo. Nel 2019 ne arriverà un altro, Nectar, questa volta però sotto un altro pseudonimo, quello di Jonathan Leandoer 96. A differenza della musica che rilascia sotto lo pseudonimo di Young Lean, questo progetto può quasi considerarsi indie rock, perché è totalmente diverso dalla roba che aveva fatto fino ad allora. Nel 2020 droppa la sua ultima fatica, almeno fino ad oggi, Stars, un altro studio album. Inizialmente il progetto sarebbe dovuto uscire per fine marzo, ma anche il lockdown causa Covid ha spostato la sua uscita verso metà maggio. Preannunciato dai singoli Boy Life in EU, Violence e Pikachu, esce proprio il 15 maggio 2020, composto da 15 tracce, un solo feat, Ariel Pink, proprio nella title track. Doveva esserci anche Playboi Carti nella traccia Yeyo, ma all'ultimo hanno avuto problemi con l'etichetta di Carti e quindi hanno eliminato il suo feat dalla canzone. Probabilmente fino ad oggi questo è il suo lavoro più completo e maturo, e come ho già detto è veramente curioso vedere il suo stile come si trasforma e si rinnova di album in album. E la parte più bella di tutto questo è che anche tuttora Young Lean è in costante
costante evoluzione e io spero per lui con tutto il cuore che possa alzare l'asticella ad ogni progetto che droppa. Secondo me parliamo di un artista con la maiuscola che meriterebbe molta più fama, ma purtroppo il tipo di musica che fa è abbastanza di nicchia e non alla portata di tutti. Ed è proprio questo il problema del mercato musicale. O fai qualcosa di mainstream alla portata di tutti e che piaccia a tutti, o quasi, che però inevitabilmente è di scarsa qualità. Oppure fai come Yung Lean e come lui ce ne sono almeno altri mille, fai la tua musica concentrandoti solo su di essa, senza pensare a quanto e come possa vendere, rimanendo però nella maggior parte dei casi un artista abbastanza underground. Voi cosa ne pensate di Yung Lean? Secondo voi si può anche considerare il miglior rapper europeo? Qual è il vostro suo album preferito? Fatemi sapere tutto questo qui sotto con un commento. Nel caso in cui il video vi fosse piaciuto, io vi invito a lasciare un mi piace. Come ho già detto anche inizio video, se avete qualche artista da propormi, fatelo tranquillamente nei commenti. Nel caso in cui non foste iscritti al canale, iscrivetevi e se lo siete, attivate la campanella. Condividete questo video con chi volete, sia per fargli conoscere meglio l'artista, sia per farglielo scoprire proprio. Vi ricordo di passare in descrizione, trovate una playlist fatta da me con le tracce che più mi piacciono di Yung Lean. Noi ci vediamo con un prossimo video. Slap!